Ciao a tutti gli amici di UDAB. La dedica di oggi è per Ambrogio Colombo. Questo bravissimo doppiatore ha doppiato Mort Goldman nei Griffin, David McCallum in NCIS e Omni-Man Nolan Grayson in Invincible. Scoprite insieme a me quali altri personaggi ha doppiato nella sua carriera. Buona visione! È un disastro, Sean. Ti ho coinvolto perché volevo che mi dessi una mano con il ragazzo, non che lo cacciassi. So quello che faccio, Jerry. Non mi interessa se hai stretto amicizia con lui. Non mi interessa se vi mettete a ridere alle mie spalle, ma non osare demolire quello che sto cercando di fare. Demolire? Il ragazzo è in un momento di fragilità. Lo so, è in un momento di grande fragilità, va bene? Ha dei problemi. Quali sono questi problemi, Sean? Se è meglio fare l'inserviente? Se è meglio andare in carcere? Se è meglio trascinarsi con un mucchio di gorilla ritardato? Ah, ma perché credi che faccia così, Jerry? Ti è venuto il sospetto, cazzo? Può gestire i problemi, può gestire il lavoro e ovviamente ha gestito te. Qui serve una mente molto più sofisticata. Qualcuno che capisca di tecnologia. Cosa? Un topo di laboratorio? Non uno qualsiasi. Un topo che morde. Non starà suggerendo chi penso stia suggerendo. Lo so, è un po' bizzarro. Bizzarro? No, no, non esiste. Mentalmente è pazzo come un cavallo. Ma è anche geniale. 5 dottorati, QI alle stelle e la sua tecnologia dei droni è rivoluzionaria. Oh, è tutto scritto nella Torah. Subito dopo il capitolo sulle lettere di reclamo per ottenere un risarcimento dai produttori. Gentili imbranati dei Cracker Ritz, forse non sapete che una catena è forte solo quanto il suo anello più debole. Allo stesso modo, una confezione di cracker è invitante quanto il suo cracker più sbriciolato. Io pago per dei cracker interi, non per una scatola piena di briciole. Non compro prodotti con parti difettose. Voi mi imbrogliate rifilandomi dei cracker danneggiati, miserabili pezzenti. Amici, guarda caso, stavo giusto venendo a cercarvi. Salite, siete i benvenuti. Faremo una gita fantastica. Sempre avanti per la strada polverosa. Venite, vi mostrerò il mondo. Viaggiare, cambiare, seguire l'avventura. Beh, il testamento stabilisce che se a distanza di 2 anni dalla morte non si sarà fatto avanti alcun erede, gli interessi commerciali di Gusteau passeranno al suo sous-chef. A lei? Il mio piano si rivelerà al momento opportuno, Shigo. Potrò costruire un pidocchio robot. Che bello, che bello! Dottor Draken, non crede che dovrebbe abbassare la voce? Abbassare... Già, sì, lui non ha paura di voi. Non ha paura di nessuno di voi. I marshmallow mi ricordano quando ero in campeggio con papà. Li mangiavo per tutta la notte. Certo, poi lui me li faceva risputare per fare colazione. Di primo acchito, dottoressa Snow, può sembrare così, ma questo regalo presenta incalcolabili rischi. Barry, la sera in cui è morta tua madre e tu hai evitato di venire ucciso, quell'evento ha alterato la tua linea temporale di allora e cambiato il corso della storia. Forse è nato con un aneurisma. Sono come bombe a orologeria. Mi ricordo di un promettente cantante lirico a Londra ad appena 27 anni e crollato nel bel mezzo di un assolo dell'hotel. Bene, bene. Decidiamo in modo democratico. Volete che la gioia, la gloria e i festeggiamenti per il quicentenario proseguano come pianificato? O c'è qualcuno che, come il sindacchi, sarebbe meglio trascorrere il quicentenario nei magazzini sotterranei della città? Beh, avete un gusto davvero eccellente. Lo vuoi tu? Ma è un Orkney e varrà almeno 1 milione di sterline. Che bravo, potevi accettare. Va nella pila dell'asta. Subito, signora. Allora, signora Mannion, mi scusi, signora Welton. George è arrivato. Se è arrivato, perché non è qui? Oh, giusto. Ottima osservazione. Ma non mi dire. Un quadro più chiaro? Perché non chiudi quella cazzo di bocca e non torni al lavoro? Scusa, diciamo che lei è un po' emotiva. Certo. È così. Già. Che cos'è? So bene che è duro da accettare tutto insieme, ma tu sei per metà Viltrumita, figliolo, e stai crescendo. E le cose cominceranno a cambiare per te, e tra qualche anno, quando arriverai alla pubertà, ti verranno i brufoli sulla faccia.
La voce diventerà strana fino a trasformarsi. Ti cresceranno peli in posti strani e insoliti. E anche tu inizierai a sviluppare dei superpoteri personali, proprio come me. Super forza, super velocità, volo, tutto il pacchetto. Lascia esposto il lato della mano con cui brandisci l'arma. Hai colpito Barbatos! Glorioso! Barbatos ti ricompenserà con la più notevole delle morti! Come ci trovate, bambini prescelti? Brutti? Siamo sicuri di sì. Nel corso dell'evoluzione ci è stato proibito di vivere a contatto con gli altri. Nel corso dell'evoluzione? Alla maggior parte dei Digimon è stato concesso di progredire nell'arco di moltissimo tempo. Invece alcuni di noi sono stati costretti a fermare l'evoluzione. Mira, figliolo, la mia più grande cosa! La sala degli allenamenti è distrutta! Oh, la mia creazione! La mia splendida creazione! Oh, ma tutto bene! Ci sono qui io adesso! Oh, oh. Si può sapere che le hai fatto? Emily, ho visto i nipotini di Sir Topham Hutt ed erano tutti pieni di macchie rosse perché hanno preso la varicella. E allora? E allora? È molto probabile che anch'io prenda la varicella. Vi è piaciuto questo video? Ricordatevi di lasciare un like, condividerlo sui social e di iscrivervi al mio canale. Grazie a tutti e alla prossima!